Buongiorno, qui Bucciamarce, questa è la quinta partita fra Hiemovie valida per il quarto di finale dell'SSL 9. Finora due partite sono state vinte da ogni giocatore. Qui adesso vediamo subito i colori. Terran in basso a destra, giallo Hia, mentre ci sarà il Protoss in alto a sinistra, rosso Movie. Finora questa è una buona serie da parte di tutti i due giocatori che hanno giocato bene. E alcune partite un pochino standard, magari un pochino noiosette, altre invece un po' più emozionanti. Comunque, rispetto al quarto finale precedente fra Hero e Mong, mi è piaciuta di più questa serie. Siamo al meglio di 5, quindi chi vince questa partita andrà a 3 punti e passerà in semifinale l'altro. Non so adesso se sarà direttamente eliminato, farà altre partite per vedere se sarà nella posizione esatta, sinceramente. Non lo so e devo dire che mi interessa anche poco. Via, chi perde? Via. La mappa è... bella domanda. Fighting Spirit? Non mi sembra Fighting Spirit. Vediamo, forse Heartbreak Ridge può essere Heartbreak Ridge, ha senso. Sì, lo so che dovrei controllare, ma sinceramente ho poca voglia. Intanto vediamo un gateway dentro alla base per Movie e un assimilatore, per cui nulla di straordinario, strategia molto simile anche per Hiya. In costruisce, immagino quello sia un Barracks, infatti, e un estrattore. Per cui, per il momento strategie abbastanza simili, nessuno va per qualche costruzione, diciamo, un po' particolare, tipo una 12 Nexus o cose del genere. Quindi arriva lo scout. Sì, siamo su Heartbreak Ridge. No, Sniper Ridge. Come si chiama? Sniper Ridge si chiama? Quello con la parola Ridge. Non mi ricordo più come si chiama la mappa. Comunque è quella di sicuro. Sniper Ridge. Sì, mi sa che era Sniper Ridge perché mi ricordo tutte questi sali scendi in mezzo alla mappa che rendono le partite specialmente TVT più tattiche. Forse un pochino più lunghe perché posizioni difensive sono più forti. È comunque una mappa abbastanza buona, molto conosciuta dai giocatori, infatti esiste già da molti anni nella Caspa. Quindi non dovremmo aspettarci cose troppo particolari. Tanto ancora Movie non manda il suo scout. Tanto sta controllando il centro per eventuali proxy, immagino. Ia. Non ne vedrà. È ancora bello rinchiuso nella sua base, Movie. E sta andando, pare. Sta andando in basso a sinistra. Fa uno scout in mezzo alla mappa e va dall'altra parte per vedere se l'avversario è nelle basi vicine. Evidentemente no, perché adesso sa che è lì in alto. Tanto questo è un... quello immagino sia un secondo gateway, per cui è realistico pensare che questo sia un 10-15. Non sono bravissimo a immaginare i timing, però mi sembra un 10-15 a vedere. Sì, dovrebbe essere un 10-15. A vedere cosa è uscito dalla base e da come non c'è stato nessun probe scout. Di solito indicazioni di un 10-15. Quindi un gateway dopo 10 probe e un altro dopo 15 probe. E questa Vulture vediamo se riuscirà a passare. No, qui bravo Movie a proteggere la rampa, riesce a bloccare l'avanzare della Vulture. Molto bravo in questa occasione, per cui non dà la possibilità all'avversario di sapere cosa sta succedendo. E penso che può immaginare che tipo di build sia, non vede nessuna espansione ancora, per cui non vede nessun probe, per cui è logico pensare che si tratti di un 10-15. Nel frattempo però ancora non sta ruotando il Cybernetic Core, per cui
il range per i Dragoon non è ancora completato. E intanto si difende Hiya sulla sua rampa. Tanto qui ci fa vedere l'Observer che è stato cancellato qualcosa, non so bene cosa possa essere. Qui un paio di Goku in cerra di un nazionale, delle creature neutrali. E sono già pronti i due tank, per cui questi quattro Dragoon non riusciranno a fare granché. Forse riusciranno a prendersi qualche Marine. Un Marine, forse un SCV, neanche un SCV. Per cui un attacco non dei migliori, questi due tank lì in alto non daranno nessun tipo di problema. Per cui Hiya che decide di andare per una tattica un pochino più conservatrice, di non rischiare, e opta per un Siege Expand, per cui espansione subito dopo aver ottenuto il Siege Mode, l'upgrade del Siege Mode per i suoi tank. Una strategia abbastanza conservativa, che non dà un'espansione così veloce, ma permette al giocatore di difendersi molto bene, come abbiamo visto anche nel caso di una build moderatamente offensiva come può essere il 10-15. Quindi entrambi i giocatori hanno optato per una strategia un pochino più conservatrice, nessuna espansione rapida. Quindi nulla di straordinario. Qui c'è un probe messo lì, non so bene perché. Nel frattempo sta per arrivare il river, per cui ci sarà un drop, immagino, da queste parti. Anche se sembra già ben pronto Hiya a difendersi da questo drop. Forse c'è uno spazio lì in basso, vicino al gas, in cui non può arrivare non può arrivare la torretta, però non sono sicuro, forse è abbastanza vicino, dovrebbe essere abbastanza vicino per la torretta. E immagino sia considerato che questi sono entrambi giocatori esperti. Comunque prima del river arriva l'Observer per Movie, che decide quindi di usare una tattica un po' meno aggressiva, di proteggersi nel caso di mine particolarmente aggressive, cosa che comunque non è successo perché l'avversario ha preferito andare direttamente di Siege Mode senza passare per le mine delle Vulture. Per cui questo forse avrebbe potuto un pochino prevederlo, Movie, vedendo il Siege Mode completato così rapidamente, però ha scelto comunque di andare di Observer, forse per un pochino testare le acque, per vedere dove ci potrebbe essere un'apertura nella base avversaria. Non credo verrà molto, adesso questo Observer verrà probabilmente distrutto, non riesce a salvarsi. E vede comunque che lì a nord non c'è modo di passare. E qui, oh, un pylon, giusto per vedere, osservare, per evitare che l'avversario si espanda senza che lui lo sappia. Tanto lo shuttle arriva dall'estrema destra. Scende, vediamo se riuscirà a passare. Pare che riesca a passare dietro ai minerali. Viene scaricato il river. Vediamo se riuscirà a colpire l'avversario. Pare di no. No, purtroppo per lui un po' sfortunato in questa occasione. Movie che spreca così una importante opportunità. Riesce a prendersi solo un paio di marine e nient'altro. E proprio per questo i drop di River sono molto molto pericolosi, perché non puoi mai sapere se lo Scarab esploderà, oppure se verrà buggato dal gioco, perché lo Scarab è l'unico colpo di Starcraft che può buggare, e spesso, molto spesso succede. Basta ritirare i propri ritirare i propri SCV per vedere il bug. Nel frattempo questo piccolo attacco di Hiya, un paio di Vulture che però vengono distrutte, si portano dietro qualche drone, qualche probe e qualche Dragoon, comunque un attacco di piccola entità. E
E ora dovrà cercare di ritornare alla carica Movie per riuscire a fare qualche danno con il suo River. Non sarebbe una cattiva idea riuscire a fare un po' di male all'avversario, anche se adesso è abbastanza sicura la sua posizione con tutte queste torrette. E decide di andare per lo Stargate, per cui vedremo a breve, immagino, Arbiter. Per cui una strategia abbastanza standard per il momento per entrambi i giocatori. Una mina. Questa fa veramente male. Si prende tre dragoon con, immagino, un paio di mine. Ne danneggia un altro gravemente. Serve sempre portare degli observer con sé quando si va sui campi minati. Non so perché non ne abbia uno a disposizione. Movie, che adesso con il suo observer, appunto, vede che stanno uscendo un po' di tank con i Golaia. Che avanzeranno e si posizioneranno in posizione difensiva qui in alto per permettere al giocatore Terran di espandersi. Qui c'è intanto uno shuttle che verrà distrutto. Non viene distrutto lo shuttle. Il river che vediamo se questa volta riuscirà a connettere il colpo. No, non riesce a connettere il colpo, anche in questo caso molto sfortunato. Movie. Comunque con questo attacco di Zealot e Dragoon riesce a respingere l'avanzata avversaria, per cui riuscirà, immagino, a negare questa espansione ancora per qualche secondo. Questo matchup ogni secondo è importante, per cui ottimo lavoro da parte di Movie. Con questo piccolo attacco riesce a ritardare l'avversario per mettergli quindi di costruire un pochino meglio la sua economia e il suo esercito in attesa del push Terran con Tank, Vulture e Golaia. Fra l'altro, sto notando in questi ultimi mesi che i Terran in PvT... Oh! Non sono Arbiter! Quello era un Fleet Beacon, per cui si va di Carrier. Direttamente carrier senza passare per il via, senza passare per l'arbiter. Comunque dicevo che mi sembra ci sia questa tendenza dei giocatori Terran contro i Protoss ad usare più Golaia del solito. Di solito non ne vengono usati tantissimi di Golaia finché non arrivano le carrier, praticamente nessuno, mentre in questi ultimi mesi nella Star League sto notando che molti giocatori invece utilizzano Golaia un pochino da tutte le parti, immagino per distruggere gli Arbiter. Immagino sia questa la ragione. E d'altra parte sto vedendo sempre più carrier, meno Arbiter e più carrier, forse perché le carrier sono molto più facili da micrare degli Arbiter per quei giocatori che non sono ad altissimi livelli. Magari i giocatori che non hanno mai militato nei team ufficiali di Pro League non si sentono sicuri ad utilizzare Arbiter perché non hanno sufficienti APM e preferiscono andare di carrier per semplificarsi la vita. Può essere una spiegazione logica, perché non sono un grandissimo fan delle carrier, sono belle da vedere, danno partite emozionanti, ma non sono sicurissimo della loro efficacia. Anche se in questi ultimi mesi sempre. Intanto qui c'è un drop di qualche Zealot e anche qualche River. Cosa stanno facendo qui? Gli SCV vengono distrutti, tantissimi SCV, credo 6, che sono rimasti lì intrappolati non so bene da cosa, immobili. 6 SCV quindi, 5-6 SCV distrutti per Movie. Con questo attacco non fra i più emozionanti, ma comunque molto efficace, anzi sicuramente un errore di Hiya qui. Intanto un contro drop per Movie, per Hiya, anzi, su questa terza base di Movie. Nel frattempo Movie che si sta espandendo, sta prendendo la sua quinta base, mentre sono già pronte due carrier, altre due in arrivo, e immagino Cybernetics Core che stia facendo gli upgrade di armi. Volanti, armi, aeree, o come si dice in italiano, non lo so, air weapons, ecco, diciamolo in originale.
Quindi situazione abbastanza stabile, per il momento nessuno dei due giocatori sembra voler avanzare in maniera troppo aggressiva, anche se il giocatore terra, Nihia, sta costruendo la sua armata di tank Golaia e entro pochi minuti sarà pronto ad attaccare. Vediamo se riuscirà Movi ad avere almeno 4 carrier pronte. Per il momento dell'attacco non dovrebbe avere problemi, perché ci vorrà ancora un pochettino perché l'armata Terran sia pronta, ma le carrier sono quasi finite. 2 carrier sono già pronte, le altre due a breve lo saranno, devono solo costruire il numero necessario di intercettori. Tanto queste 4 Vulture possono fare male, possono fare veramente male a questi probe. Se ne prendono un pochino troppi, vediamo se è sufficiente questo numero di... Intanto High Templar con il suo Storm, e dovrebbe essere in grado di respingere quest'attacco di Vulture. Sì, molto bravo Movie, ma subisce un pochino di perdite, ma soprattutto rivela le sue carriere prima del necessario. Adesso vediamo come riuscirà a far fronte Kia a quest'attacco. Le carriere vengono rivelate, si prendono subito una torretta. Adesso attaccano per qualche ragione inspiegabile Supply Depot. Ecco, finalmente si concentrano sul tank, ne prendono uno, si prendono il secondo. Adesso ci sono ancora pochi Golaia, 4 carrier dovrebbero riuscire a prendersi tutti questi Golaia. Forse no, sono solo 4 carrier, ne servono 5-6 per distruggere un Golaia con un solo colpo, per cui si ritirano per il momento. Adesso dovrà... Forse era meglio aspettare ad avere un pochino più carrier per attaccare. Il numero critico è 5-6 carrier con due Stargate. Serve che ne vengano prodotte 3 a testa, 3 carrier per Stargate, prima di poter attaccare. Secondo me poteva aspettare ancora un pochettino, perché l'avversario ieri non stava pressando così tanto, per cui forse avrebbe potuto aspettare, non so. Comunque arrivano altre 2 carrier adesso, dovrebbero essere 6, ma questa armata ormai è piena di Golaia, anche se attacca le retrovie. Movie forse attacca le retrovie, decide di attaccare o non attacca. Se decide di attaccare alle retrovie riuscirà a prendersi qualche SP, ma c'è comunque un buon numero di Golaia. Queste carriere che sono un pochettino distanziate. Nel frattempo al centro della mappa questo piccolo ingaggio e Movie non può sopravvivere, per cui dovrebbe cercare di ritirarsi, anche se ha un buon angolo. Non ci sono abbastanza Zealot per contrastare questi tank, e le carrier ora si ritirano, riescono a prendersi qualche SV, qualche torretta, forse qualche Golaia, non un attacco di quelli più grossi, non fra i più grossi che abbia mai visto. Comunque adesso ci sono dei tank nelle retrovie che potrebbe prendersi Movie, ma decide di aiutare a prenderli, a distruggere le mine. Ora arrivano i Golaia, le carrier devono ritirarsi in attesa degli High Templar. Vedo un po' di Dragoon, non tantissimi Zealot, ma tanti e nessun High Templar, che sono molto utili contro i Golaia, questo grosso gruppo di tank Golaia. E quello invece che mi piace vedere, che non vedo quasi mai, sono tanti Zealot in una composizione del genere, perché gli Zealot sono economici, possono dare molto fastidio ai Golaia. Però non li vedo molto spesso. Di solito i giocatori Protoss dovrebbero essere abbastanza pieni di minerali, perché richiedono molto gas le carrier, e anche i Dragoon e gli High Templar, per cui dovrebbero poter buttare un po' di minerali sugli Zealot. Intanto questo Command Center forse verrà distrutto, forse no, probabilmente sì, e invece no, viene riparato dagli SCV, tutti gli SCV che vanno a riparare il Command Center qui. Molto bravo, io, ottimo tempo di reazione. I Golaia poi scacciano le carrier, per cui sopravviverà, ma anche questa Nexus forse verrà distrutta, invece no, sopravvive per il rotto della cuffia. Però ci sono tantissimi altri tank, e però tantissimi Storm, 2-3 Storm, forse riusciranno, un altro Storm che distrugge quasi tutti i tank. Questo forse un errore di IA che mette tutti insieme i tank, che vengono distrutti, decimati dagli Storm. E ora questi Golaia da soli non so quanto riusciranno a fare, non riusciranno a fare molte Golaia, non sono grandissime unità, sono ottime
unità antiaeree, ma contro un'armata di Zalate Dragoon non possono fare molto, però l'armata di Zalate Dragoon non esiste più, per cui questi Goliadi possono avanzare. Forse riusciranno adesso a distruggere la Nexus. Sì, probabilmente ci riusciranno perché le carriere non sono in grado di fermarli. Infatti, la Nexus viene distrutta adesso in una situazione che non è delle migliori per Movie con le sue quattro basi contro le tre di Kia. Adesso però questa armata si sta portando nell'angolo in basso a sinistra, va a prendersi anche quest'altra base dove sono le carriere, dovrebbero arrivare dalle retrovie anche diversi Zealot. Sarebbe meglio avere e degli High Templar che vengono distrutti, un rally point che non è fra i migliori. Probabilmente anche questa Nexus verrà distrutta. Questi Zealot non possono fare molto da soli e anche queste carrier sono forse troppo poche, forse non arriveranno in tempo, però ci sono ancora un po' di Zealot ad aiutare, per cui forse saranno sufficienti. Vediamo cosa riescono a fare questi Zealot. Sì, arrivano altri 4 Zealot adesso, questi dovrebbero essere sufficienti per prendersi cura di questi tank e Goliath con l'aiuto delle carrier. Sicuramente saranno sufficienti, però i Goliath si concentrano sui probe, ne distruggono un macello, però almeno la Nexus sopravvive ed è questa la cosa importante. Per cui una difesa forse non delle migliori per Movie, che comunque riesce a salvare la Nexus, però è già pronta un'altra armata Terran qui di Ilya che non dà tregua all'avversario e si riporta di nuovo nell'angolo occidentale della mappa, pronta ad attaccare di nuovo. Intanto Ilya ha anche i minerali, il tempo per espandersi di nuovo, il command center è pronto ad atterrare nella base a ore 3. E dubito che possa fare qualcosa Movie per fermarlo, forse può portare delle carriere da quella parte ed è quello esattamente che sta facendo. Però uno scan ottimo di Ia, vede cosa sta succedendo, porta Golaia in posizione a difesa della base. Comunque non vedo tantissimi Golaia, pensavo che ne avrei visti di più in questa fase di gioco. Nel frattempo con un numero critico di carrier si riconcentra Movie sul produrre Dragoon e Zealot, una combinazione molto efficace in ogni caso. Qui uno scan per distruggere l'Observer. Si vede che aveva uno scan da sprecare. E dovrebbe cercare di attaccare rapidamente qui Movie, perché con tutte queste basi, adesso sono a un numero pari di basi i due giocatori, e questo è un grande vantaggio per i Terran. Forse questa è l'avanzata decisiva. Riesce forse con questi Zealot e Dragoon a portarsi in posizione. I tank non sono in posizione, finalmente Siege Mode dei tank. Una mina che distrugge da solo 5 Zealot, però arrivano gli High Templar con qualche storm, riescono a distruggere qualche tank, ma non sono sufficienti. Gli storm comunque, questi sono pochi Zealot, sono pochi Goliath, forse potrebbe pressare ancora un pochettino Movie, ma decide di non farlo, decide di ritirarsi molto molto cauto con le sue carrier. Movie non fa attacchi azzardati, forse dovrebbe provare a spingere un attimino di più perché adesso sta veramente rischiando di essere surclassato dall'economia avversaria quando tutte queste basi saranno operative e la produzione di Golaia per Kia sarà troppo elevata e non importa quante carriere sono a disposizione per Movie, non riuscirà a fare molto. Intanto tre High Templar che vengono distrutti, finalmente se ne accorge Ia, se ne accorge Movie. E tre, sì, tre High Templar, quarto High Templar probabilmente. Qui un svista abbastanza grave di Movie, che si sta concentrando però su questa battaglia, per cui questa base forse verrà distrutta da questo drop. C'è un High Templar che va a fare uno Storm. Deve riuscire a contrattaccare velocemente, però Movie, questa base verrà distrutta, non c'è nulla a rinforzarla. C'è giusto qualche Zealot che non so quanto potrà fare. Adesso vediamo se riuscirà a fare qualcosa. Movie, sì, rimangono pochi. Tanto arriva anche il primo Arbiter con un'ottima stasi. E con questa stasi riuscirà, credo sì, dovrebbe riuscire a portarsi avanti, ad avanzare, a distruggere questa base. Intanto questo High Templar Storm, finalmente arriva lo Storm che si prende un sacco di SCV, gli altri verranno distrutti dai Dragoon e dagli Zealot e soprattutto dalle Carrier. Questo Command Center viene distrutto
i dragoon vengono lasciati nella base per far fuori i rimanenti ACV. E un altro ottimo storm sui dragoon, qui molto bravo Movie. E anche sui tank, stasi sui tank, viene distrutto l'Arbiter, ma non importa, perché non ci sono più rinforzi per Killua. Adesso dovrà solo aspettare che questi tank si sciolgano dalla stasi per finirli. Giusto un paio di tank sono. Comunque molto bravo Movie. Qui intanto vediamo, credo pure fosse Killua che sospira, sa di non essere in un'ottima situazione. Praticamente sia la main che la naturale sono senza minerali. Gli rimane solamente una base attiva a Killua. È troppo poco, non riesce a mantenere alta la produzione di Golaia, cosa che invece gli servirebbe. E comunque molto bravo qui Movie, perché nonostante sia stato molto conservativo con le sue carriere, ha continuato la produzione di Dragoon e di Zealot, che è quello che mi piace vedere con questi giocatori. Tanto due Arbiter che vengono distrutti con solamente una stasi su tre Golaia. Questo non è proprio il miglior scambio che abbia mai visto in vita mia. Comunque la vittoria sembra certa ormai per Movie, che è in gran vantaggio, ormai ha il controllo quasi totale della mappa. Anche se perde questo piccolo ingaggio non c'è nessun problema, perché è solamente una base Killua. Mentre lui è... Beh, in effetti lui non ha tantissime basi, ha due basi contro una base. Anche lui potrebbe fare di meglio. E arriva un altro attacco in questa base, dovrebbe veramente cercare di fare qualche postazione difensiva Movie qui. Intanto il Cocoon quasi muore. Dovrebbe cercare comunque di difendere meglio questa base, che ogni tanto subisce qualche drop. Magari mettere qualche cannone e bloccare l'entrata con i pylon o qualcosa del genere. Comunque nessun problema, arrivano le carrier. Si prendono cura di questo piccolo inconveniente, di questo drop. E ora questa piccola armata di Golaia che cerca di andare a intercettare le carrier che stanno distruggendo tutti questi SV. Le torrette sono piuttosto inutili contro... Le torrette sono piuttosto inutili contro le carrier, perché non puoi direzionare il fuoco bene. Questi Golaia vengono visti. Le carrier sono pronte. Non vedo molti dragoon, forse sono lì appena in basso, mi sembra di vedere. Esatto, qui ci sono un pochino di dragoon di High Templar. Tanti High Templar, anzi, che... ottimi Storm, tre Storm, forse quattro, che distruggono un buon numero di Golaia. Qui rimane solamente qualche tank. I Golaia vengono tutti distrutti dai... E Killua che si stiracchia, sa che non può più vincere ormai. Anche questo piccolo contingente viene distrutto, non ha più minerali per ricostruire il suo esercito. Continua ancora per qualche minuto forse, ma sa che ormai la partita è terminata. Gli è eliminato dal torneo, mentre Movie con le sue carrier ormai sono quante... Mi sembra di vedere 6 carrier che stanno tenendo a bada l'esercito avversario, non attaccano, sa che non deve attaccare Movie in questa situazione, perché è in una posizione di grandissimo vantaggio. Sono quasi finiti i minerali per Killua, che decide di uscire dalla partita. GG per Killua, che viene eliminato dal torneo, viene eliminato dalla Starling 9. Finisce così il giorno 1 di questi quarti di finale, per cui Movie passa alle semifinali. Killua viene eliminato nonostante abbia dato spettacolo, abbia fatto un'ottima serie, non riesce ad avanzare.